Allora, la discussione è sempre più accesa, soprattutto a telecamere spente. Io adesso però per correttezza devo dare la parola a Riccardo e intanto invito la regia a preparare l'AVS relativo alle parole di Zeman e di Sabatini, perché le volevo riascoltare in modo tale da commentarle in maniera un po' più accurata. C'è un messaggio per Riccardo prima che ti espe... Quanto sei bella, Ricca, forza Roma, pera 92. Terribile. Arriva questo messaggio che andava letto, Riccardo. Adesso di la possiamo tua. Possiamo svelare l'identità di Pera 92? Pera è un ragazzo particolare, si chiama Federico Peruzzini, compagno di tante serate. Nomi e cognomi proprio alla Zeman. Basta, sì, lo diciamo. Ricambio il saluto, sei bellissimo anche tu, Federico. Benissimo. Senti, la tua opinione... Allora, cercherò di essere breve perché il discorso è molto ampio. Sapevamo tutti chi era Zeman e lo sappiamo ancora oggi. C'è un discorso obiettivo: se la società delegittima Zeman, è Zeman a doversi dimettere, come in tutte le grandi società europee. Se un dirigente fa Zeman non mi convince più, dimissioni. E non lo invita a dimettersi come è stato in realtà fatto? No. Scusate, è il gioco dei sordi secondo voi? È un gioco di orgoglio, di business più che altro. Perché se è un gioco di sordi, io posso pure capire Zeman. Sono sordi miei, ma perché me devo dimettere? Zeman non si è mai dimesso. Lui non è nel suo stile. Mai torto. Lui non sbaglia mai. Zeman quell'arroganza ce l'ha sempre avuta. Quindi io mi immagino Sabatini e Baldini, soprattutto Baldini, conosceva Zeman prima di insomma spostare la sua scelta nei suoi confronti. Quindi mi immagino Roma preparata al fatto di avere una bomba orologeria dentro la società, che avrebbe sbagliato tanto, avrebbe dichiarato forse cose che non avrebbe dovuto fare in pubblico, che avrebbe preso delle posizioni in maniera insensata, che avrebbe escluso dei giocatori con dei cognomi abbastanza altisonanti. Ma sono tutte cose che la Roma aveva già preso in considerazione. Io non voglio immaginare che la Roma abbia preso Zeman con... il pensiero che Zeman fosse improvvisamente cambiato. No, se fermati. Posso concludere poi dopo? Prego. No, soltanto per chiudere il discorso. L'anno scorso Luis Enrique non è stato esonerato, nonostante una stagione molto simile a questa e la Coppa Italia out, Europa League out. Logicamente oggi Zeman non dovrebbe essere neanche messo in discussione se la linea è quella. In più, a questo punto abbiamo tenuto Luis Enrique fino alla fine, teniamo anche Zeman fino alla fine. Cambiarlo adesso con la Coppa Italia in corso sarebbe un grande pericolo. Arriva però un messaggio secondo me che è abbastanza chiarificatore della situazione. Vi ricordate quando dicevo che Zeman, avendo attualmente Saturno opposto, è a forte rischio esonero? Vediamo come andrà col Cagliari, Antonello da Civitavecchia. Il fatto di avere Saturno opposto, ragazzi, può essere secondo me fondamentale nel proseguio. Anche Sabatini, ma anche Giove in terza potresti casa, anche dirlo. No, ancora no. Però, secondo voi Saturno opposto può influire nel futuro di Zeman? Chiamiamolo perché... Forse Mercurio. Secondo te, Martina? No. Di sì. No. Però... ci sono anche dei messaggi per Martina, Oggi vogliamo andarci a risentire le parole di Zeman e Sabatini? Ah, poi rientriamo. Quelle che hai detto, attenzione, pensavano di aver preso Zeman perché era cambiato. Sabatini fa riferimento chiaro, avevamo visto Zeman commuoversi alla vittoria e alla promozione del Pescara, si parlava in quel di Genoa, si pensava in un Zeman che sapeva emozionarsi. Da quell'episodio secondo loro, a 66 anni. Questo però è indicativo, tu non puoi prendere un allenatore che allena 30 anni per quello che si è visto nell'ultimo anno, quando già è stato in questa piazza. Ma allora primo non punto. Voglio immaginare poi, che sia stato preso per vincere qualcosa, voglio immaginare che sia stato preso per portare avanti un progetto giovane. Esatto, poi bisogna dire un'altra cosa, uno dice sei tenuto da Luis Enrique, a maggior ragione tieni Zeman. Ma tu già hai fallito un anno, adesso alle spalle un fallimento e sei proiettato verso un secondo. Allora io vi pongo questa domanda, ma a voi vi pare normale che dei professionisti per 2 anni toppano completamente un progetto sportivo? Infatti perché io me la prendo con quei tre signori che insieme guadagnano 1.800.000 euro. Mi riferisco a Sabatini, a Fenucci e a Baldini. La colpa prima di Zeman deve essere addossata a chi ha voluto Zeman alla Roma. Sai perché? Perché queste toppe clamorose negli ultimi anni, io l'ho viste solo alla Juventus, e li hanno fatti scappare. Posso dire però, è sposta male così, non è la colpa di chi ha voluto Zeman. Se tu prendi Zeman lo devi appoggiare al 200%. Certo, è vero. Siccome è vero. Non è così, perché non è così, non lo prendo. Sbagliato, non lo prendo. Quindi è tutto sbagliato. Hai sbagliato in partenza. Detto questo, poi, ripeto, abbiamo assistito al primo forse lo esonero del calcio. Ce lo andiamo a risentire? Grazie. Non stiamo al meglio perché abbiamo
ha avuto un sacco di problemi con influenza, un sacco di problemi con tempo e quindi non abbiamo potuto lavorare come vorrei. Io dal primo giorno ho detto: dove non c'è disciplina non ci può essere una squadra. Purtroppo a Roma è un ambiente un pochino più difficile, nel senso anche voi giornalisti che sapete che i ragazzi non possono parlare, però li chiamate per fare servizi a parte. Non riusciamo a eliminarlo grazie anche a vostra amicizia. Che piove e non si può lavorare al meglio. Quindi pochi allenamenti rispetto quindi a quello che non possiamo fermarci a spiegare perché sotto pioggia, sotto vento bisogna stare sempre in movimento e le influenze non riesco a eliminarli e infortuni più o meno gravi, io penso che sono meno gravi, non riesco a gestire. Si sta vivendo un rapporto, non lo stiamo consumando fino in fondo, c'è naturalmente alcune cose che andrebbero rivisitate, è una fase di studio che contempla anche l'idea di poter cambiare allenatore, eccetera. Oppure abbiamo sbagliato qualcosina nel comporre l'organico. Non siamo per niente condizionati dalle dichiarazioni o dalla dichiarazione che lui ha fatto sabato circa, come si chiama, che poi è stato rivenduto, comunque presentato, non so, come un attacco ai dirigenti. Non siamo attaccati, non siamo sentiti attaccati perché lui ha citato nella circostanza solamente l'assenza di un regolamento che l'avrebbe aiutato. La questione che è legata al regolamento è una questione che considererei un po' pigra, e dal momento che lui sa che un regolamento esiste, evidentemente sono 25 calciatori, qualche esuberanza c'è, qualche birichinata esiste, ma ci mancherebbe altro, sono comunque ragazzi, però sono persone serie e mai in nessun momento di questa stagione, e devo dire anche le altre ragazze in altra stagione, in questo noi dirigenti siamo stati fortunati, abbiamo incrociato giocatori svogliati o giocatori non votati alla causa. Allora, erano queste le parole prima di Zeman, che ha lanciato tante frecciatine, poi di Sabatini, che ha risposto non tra le righe. Allora io ti chiedo, Marco, questo teatrino a mio avviso è molto triste. Sempre a Marco, mi fai capire. Perché voglio iniziare adesso da Marco. Ma io non capito poi... perché io chiedi sempre a lui. Perché mi ha chiesto la parola, a cortesemente. Cosa, Martina, te ti sta bene che gli chiedi sempre a lui, io lo chiedo. Guarda, è presa da... Martina, non ti calcola minimamente. No, perché stanno arrivando una cifra di cose. T'hanno mandato il numero, t'hanno mandato, cucciolo. Ma tu guarda. Dicevo, Marco, questo è stato un siparietto davvero molto triste, sì, che danneggia l'immagine della Roma. Quanto va a influire sulla prestazione e sulla rosa della Roma stessa? Cioè, i giocatori come metabolizzano, come vivono? Crea degli alibi. Cioè, si pensa a tutto tranne che alla partita, e questo è un problema grande. Poi, proprio per quello che dicevamo all'inizio, Zeman è un po' un parafulmine, perché adesso... Se uno sente i tifosi e l'umore della piazza, si parla di pro e contro Zeman, ma si stanno trascurando questi gravi errori della società. La società ha speso in un anno e mezzo 125 milioni di euro per arrivare settimi al primo anno e momentaneamente ottavi. Io non voglio credere che il Catania sia più forte della Roma. In questo momento il Catania è sopra la Roma. Se non sbaglio, senza la partita del Cagliari, forse anche il Parma sarebbe stato, esatto, ma sopra anche l'Udinese. Quindi qui voglio dire, c'è una società che si è comportata in modo poco proficuo. E si è preso questo allenatore come Zeman, poco professionale. Poco professionale. Questo è un esempio. Questi se sono insultati via etere. Ecco, questo è un esempio, però, a parte di poca professionalità, scarsa gestione di un gruppo. E qua si vedono anche i limiti di Sabatini, che non è mai stato un direttore sportivo, ma un ottimo talent scout. Ragazzi, che c'è una bella differenza. Chiediamo la stessa cosa a voi, che impatto ha questo siparietto sulla Roma? Secondo voi di chi è la colpa? Di Zeman che dice certe cose, della società che replica a mezzo stampa? Qual è la vostra opinione, Flavio? Allora, la mia opinione è che bisognerebbe parlarsi di più, evidentemente non si è parlato, però quando, dice quando c'è un problema di comunicazione interna. Ma parliamoli da Maria De Filippi! Mettiamo Bardini e Sabatini al lato, fa per lettera e ci mettiamo Zeman dall'altro. Vuoi aprire la lettera? Ma senti quello che dicono.
Poi mettiamo Totti, De Rossi e tutti gli altri dall'altra parte, prima il lettero e se parla della Roma. Ma la Roma che cazzo da fine ha fatto? Ma ti rendi conto, questi si stanno insulta a vedere, Zeman che va, quell'altra. Ma Napoli da Maria De Filippi, ma Napoli! Ma è esploso anche Danilo Fiorani. Ma no, perché io vedo questi ragazzi, sono giovani, ma tu pensa questi a 20 anni che se devono subire, pori figli! E conferenze stampa dove non si dice un cazzo di calcio! E dicono, s'insultano, quello non ti fa rispettare, ma io non sono tutelato, sono la tua chiusa, tuo specchio, tuo riflesso. Ma che stiamo a fare? È vero, purtroppo è tutto assurdo quello che sta succedendo. Secondo me la squadra gioca per vincere davanti a tutto questo. Ma io penso che stanno là a aspettare dannata Maria De Filippi ormai. Portiamoli tutti da Maria. Potrebbe essere l'unica soluzione. Ma non c'è più stranamore, non fanno più la trasmissione, sennò mandavamo veramente il furgoncino. Love, love, li mandavamo a Trigoni. Ma anche la vicenda... C'è una lettera. La vicenda Stekelenburg-Cocea, quello che insulta i difensori, parla male l'altro portiere, De Rossi che si è capito che non si trova, non c'è sintonia, altri giocatori si sono lamentati, Tallo che una volta gli ha detto a Zeman parla perché non ti sento, tutti a ridere. Infatti hai visto dove sta Tallo? Sì, no? Ma questi sono segnali. Che fine ha fatto? Sta a Bari. Sì, però questi sono segnali che tu il gruppo ti è sfuggito di mano da un pezzo. E allora i risultati come fanno ad arrivare? Ragazzi, davvero scusate, molto difficile. Bisognerebbe però appunto deciderli all'inizio gli obiettivi e la comunicazione, quindi è stato una grande black quella di Sabatini e quella di Zeman, secondo me. Marco, tu c'hai una faccia pari in cerca famiglia stasera pure te, dimmi. Marco, sei disperato pure te. Ci fanno disperare. È un problema di comunicazione interna. Zeman con la sua personalità e una dirigenza che appunto si è trovata in casa questo muro contro muro appunto dato dalla figura di Zeman. Riccardo. Sono incidenti diplomatici, succedono, si va avanti, crediamo in questa Roma, cerchiamo di unirci e la squadra non deve assolutamente farsi prendere da queste dinamiche interne e deve mi vincere. Piace l'ottimismo di questo ragazzo. Se sei presente provinciale, sei presente. No, io non ho nulla a che fare con la politica e mai ci entrerò. Beh, questo è un problema. Lo tieni a precisare. Mi piace questo Riccardo. Allora, ci scrivono Martina, sei splendida, Danilo lo sciacallo. Ricordiamo i messaggi, anche se non li leggiamo tutti quanti perché sono tantissimi, appaiono in sovraimpressione sopra lo schermo, quindi siete tutti gratificati e soprattutto nessuno è censurato. La strana coppia Sabaldini ha dato fiducia a tempo al Boemo, chiedendogli di smussare alcuni angoli e di rivalutare qualche giocatore, Stekelenburg e DDR, e Daniele De Rossi logicamente. Se non l'ha fatto sino ad ora, perché dovrebbe farlo adesso, ci chiedono, domanda lecita. Ma secondo te Zeman accetterà questo compromesso tecnico? No. Ma ripeto, secondo me è stata assurda proprio la richiesta, oltre che ingiusta. Tecnicamente, ripeto, io Zeman non l'avrei mai preso. Ma tecnicamente è ingiusto imporre a un allenatore, a meno che non sei Berlusconi, là. Oh. Berlusconi fa la formazione da 30 anni, è giusto che la fa lui. Però tecnicamente se prendi Zeman, ripeto, l'hai voluto prendere te, ma non è giusto che gli imponi adesso di fare delle scelte tattiche. Secondo me lui già si è fatto abbastanza una violenza tattica per Totti. Nel senso che lui ha rivisto un po' tutto il suo credo per far giocare il giocatore tecnicamente più forte che ha nella Roma. Secondo me già lui ha stralunato quello che è il suo credo calcistico. Chiede ulteriormente, magari lui crede, e poi lui Pupilli ce l'ha sempre avuto, lui ha le sue fisse, lui difende i suoi giocatori, Taxis, Goicoechea, non è modesto, non è uno, lui ha 3 risultati, ho vinto, ho pareggiato, è successo qualcosa. Io gli ho mai sentito dire che ha perso una partita. Ho sbagliato. C'è sempre una scusante. No. Ma lo sa, il problema non è o facciamo tecnicamente come io dalla prima giornata di campionato che ho detto no, non mi sta bene perché lo conosco, perché è dietrologo, perché c'ha sempre qualche cosa per cui non perde mai una partita. Secondo me in questo ambiente tornare a Zeman non era costruttivo per me, però era un fattore tecnico. Però adesso imporgli un credo tattico, imporgli quel giocatore, ma a 66 è anni è imbarazzante. Dai, che venerdì tanto ti troverai in porta a Stekelenburg, ti troverai in campo. Siamo Daniele così De Rossi. Sicuri? Sì, siamo secondo così me sicuri. Sì. Ma scusate, allora mettiamo in porta Lobont tra i due litiganti e il terzo gol, magari e centrale di centrocampo mettiamo
chi metti? Taxidis. No, per carità, chi metti Taxidis? Leviamoli tutti. Noi andiamo in pubblicità, ma tu metteresti Taxidis, io lo so. Ma ragazzi, a Roma siamo riusciti a creare pure un dualismo Taxidis De Rossi. Va bene, però è giusto, è il suo credo calcistico. Sì, infatti invinci. Perché io? Non guardavo. Ancora una volta la discussione è sempre più accesa a telecamere spente, che poi in diretta forse la telecamera vi intimidisce un pochino. Danilo, perché prima di... hanno paura di quello che pensano, vigliacchi, rifarditi. Rubo solo un minuto e torniamo... Un bel minuto vi rubo. In pratica volevo ricordare che sabato 2 febbraio, in quel del campo del Leopoldo Pirelli, della scuola Leopoldo Pirelli ad Arco di Travertino, c'è un campo che è chiamato Pirelli Stadium. Sono due campi da calcetto gestiti dal nostro amico mister Mirko Cignetti. C'è il primo e il quinto anniversario e il memorial è stato organizzato per Alessandro Bini, giovane calciatore purtroppo che è venuto a mancare in un incidente sul campo. E sabato, attraverso vari tornei di bambini, incontro di calcio a 5, e c'è la commemorazione religiosa, il torneo dei pulcini a 5, dalle 2.30 in poi, dalle 14.30 in poi, verrà ricordato il piccolo Alessandro, interverranno tante personalità dello sport e probabilmente ci saranno anche dei personaggi calcistici della capitale. Non anticipo nulla per magari non creare aspettative o delusioni. Ci saremo noi e vi ringrazio sin d'ora, l'ho detto a Martina relativa ai vostri impegni, a Luca, a Marco e logicamente anche a voi ragazzi. Per chiunque volesse può venire a ricordare Alessandro, ma soprattutto è un'occasione anche per sensibilizzare su quello che è la prevenzione sportiva, per sensibilizzare su quello che è l'aspetto del primo soccorso a livello di campo. Lo sappiamo, ne parliamo insieme a Flavio oggi e Marco, è stato introdotto da quest'anno per la prima volta in tutti i campi il defibrillatore obbligatorio. Parlo con voi ragazzi perché voi organizzate tornei a livello studentesco, voi avete ricreato un sistema calcistico che era andato perduto, ovvero quello del campionato tra gli istituti, licei, istituti... Proprio il Leopoldo Pirelli è una scuola che partecipa al nostro torneo che è chiamato Roma College League. Quindi voi state lavorando in quello che è il campo del calcio studentesco, giusto? Sì, esatto. Avete ricreato una specie di girone, in America ci sono i gironi universitari, ci sono i gironi, tutto quello che dà poi lustro allo sport, perché se noi sappiamo il basket, il football in America nasce tutto a livello studentesco. Esatto, il modello americano è quello a cui comunque noi ci ispiriamo, all'NCAA. E voi avete ricreato questo girone di tornei. Se qualcuno avete un sito per sapere quello che fate, per andarlo esatto, a visitare. Esatto, il sito è www.onetornei.it. Allora, www.onetornei, scritto one come one in inglese, .it. E vi sono tutte le foto, le classifiche, e i video che facciamo ai ragazzi. Fate anche a livello più piccolo, oltre che quello studentesco, sì, esatto, scuola. Esatto, infatti a fine febbraio partirà un torneo di calcetto per i più piccini, che ovviamente non possono confrontarsi con quelli del quarto e il quinto superiore, che sono anche fisicamente più imponenti. Quindi abbiamo e magari creato. Da questi tornei studenteschi potrebbe nascere il futuro Dotti, il futuro De Rossi, no? Magari noi speriamo. Se li troviamo alla Lazio non li mandiamo. No. Qualche osservatore magari verrà anche a vedere, perché secondo me il bacino d'utenza che è andato perso è proprio quello della strada, esatto. E anche a livello scolastico tanti bambini che giocavano a pallone. Beh, è una formula che è vincente oltreoceano, perché non dovrebbe... Sono tanti ragazzi bravi che non riescono a emergere. Avete già individuato qualche piccolo talento? Sì, io frequento il terzo superiore, sono un nuovo talento. Se potevo fare un saluto appunto alla famiglia di Alessandro Bini, che io conoscevo il ragazzo, veniva alle medie con me, non ero suo amico, non faccio finti buonismi in televisione, però era una persona semplice che amava solamente giocare a pallone ed era un tifoso romanista, quindi io... Perfetto, sabato quindi l'occasione all'Istituto Leopoldo Pirelli, al Pirelli Stadium, ricorderemo tutti insieme Alessandro Bini. Ringrazio voi per quello che fate a livello calcistico
e giovanile. Ricordo il vostro sito www.guantornei.it. Grazie ragazzi. Luca, a te la parola. Sembra grazie. Abbastanza semplice. Allora noi sabato verremo a trovarvi, ci passeremo insieme questa bella giornata. Adesso però purtroppo bisogna tornare a parlare degli stracci bagnati di Casa Roma, perché di quello si tratta. Lo straccio bagnato era il tiro da fuori. Ma non solo. Tu che c'avevi come... Voi che modi... Allora, noi c'avevamo straccio bagnato, busta di fave, busta di piscio e poi la famosa buscusa Martì, però Voi che modi ci avevate da dire del tiro quello sbilenco, insomma, da fuori? È vero. La ciofega. Esatto. Ci sono quelli un po' più volgari, poi... Prego, prego. È una merda, Berca. Ma allora, era scontato questo. Una ciabattata. No, la ciabattata era quello forte, oh. Gli ho tirato una giusta, la ciabattata. Non sempre, la ciabattata era anche il tiro sbilenco. Era quella. La ciabattata era anche il tiro sbilenco. Io però la ciabattata giusta era quella forte. Il tiro forte era pure prendi sta lavatrice. O scaldabagno, insomma. Lo chiedo anche a voi a casa, 345-59-91-717. I modi di definire i tiri da fuori, insomma, io mi sono ricordato questi al volo, insomma. Te lo ricordi la lavatrice di Rise, quando allo stadio non l'hai mai sentita? Che giocatore Rise. Rise, tira la lavatrice. John Arne. Che giocatore Rise. Lo riprenderesti Rise? Sono sincero, lo riprenderesti? Io mi ero affezionato in maniera forte Rise per l'abnegazione. Beh, ma dopo l'infortunio c'ha avuto quel calo, sennò prima non era male. E poi quel gol a Torino al 94esimo, signori miei, quando è entrato di testa. Ho fondato una pagina web, pagina Facebook, che ha avuto molto successo dopo poche ore. Infatti migliaia di persone hanno messo mi piace a gol di Rise al 93esimo. E ci credo, sei Ido Gallo con quel gol a Torino. Ti piace vincere facile. No, però. La Juve per me ha un significato molto negativo, quindi è stata veramente una delle poche gioie con cui ho ce ne andiamo in telepromozione, torniamo subito. Caffè per tutti, da seguire. Si dia inizio all'operazione Caffè per Tutti. Solo nei negozi Caffè per Tutti puoi trovare questa irripetibile offerta. Una caffettiera italiana e 100 cialde a soli 59 euro. Operazione Caffè per Tutti. Una macchina da caffè made in Italy e 100 cialde a soli 59 euro. Caffè per Tutti. Per informazioni e ordini chiama lo 06 90 62 22 43. Questa sì che è un'occasione. Ma insomma che ci ripensano. Avete capito? Non perdete l'occasione, questo è Caffè per Tutti! Tanta roba! Danilo, sveglia, hai aggiunto no, il momento no, dei messaggi. I messaggi sono rimasto, lo leggo così come arrivato e mi piace pensare che sia vero, perché scrive, sono un tifoso del Palermo, ma vivo a Roma perché sono un attore e sono zemaniano. La Roma ha avuto grandi presidenti, vedi Viola e Sensi. Io dico che avrebbero apprezzato il lavoro di Zeman. Baldini, QE, proprio ce l'ha scritto in siciliano, si firma, ciao da Tony Sperandeo. Ragazzi, Tony, noi ti ringraziamo, ci sta seguendo. Grande. Vedi, allora siamo apprezzati. Grande. Lo ricordiamo, Tony Sperandeo? Dato Badalamenti nei 100 passi, viso pallido, esperto in lupare e traffico di eroina, grandissima interpretazione. Tutte partite da duro, tutte ma è troppo forte, fenomenale. Marco è impeccabile, comunque sa tutto a di livello tutti. Di cinema, cose. Poi arriva un messaggio anche di cinema, non solo soprattutto di cinema. Soprattutto, quindi meglio del calcio. Meglio. No, calcio. Comunque la questione, sì, no. La questione Zeman Società ha colpito tanti, ci scrivono, non si firma, che puledra Martina. Non la mettere in difficoltà, però dai. Ma io ho il dovere di leggere, leggi qualche messaggio un po' più benissimo, tecnico. Benissimo. Non è stato cacciato Luis Enrique, perché cacciare Zeman? Un altro non hanno buttato, comunque sempre forza Roma, Tullio d'Aosta. Chiedo, questo non si può leggere, c'è pure Nico Lopez, ce lo ricordano, là davanti ce l'abbiamo. Ancora poi, no però, perché ritornerà tra poco. Lo voglio mandare assieme. The Situation ci scrive, io vorrei solo un po' di serenità. Anch'io la vorrei Martina.
Niente, va bene. A proposito di Toro Sidis, il toro è il segno di Zeman. Chissà come sarà rimasto soddisfatto Antonello da Cirecchi. C'è stata tutta questa congiunzione astrale oggi. Dopo commento, benissimo. Ci scrivono Prandelli, Feller, Del Neri, Spalletti, Ranieri, Luis Enrique ed ora Zeman. 7 allenatori in 5-6 anni, sono casualità? Per me se la comandano i giocatori da anni. I senatori sono Totti, De Rossi, Perrotta e Burdisso. Claudio ci scrive. Hanno fatto un conto ultimamente negli ultimi 15 anni, 24 allenatori mi pare sono stati cambiati. Non mi ricordo sì, la media qual è altissima. Tutti però si sono dimessi, questa è la, par-